cari amici, buongiorno. Sono dispiaciuta di non essere fisicamente con voi, ma volevo che vi giungesse comunque il mio saluto e il mio ringraziamento. Il Milano Book City 2018 pone ancora questa bella città all'attenzione culturale mondiale e si avvale anche per la quarta volta della collaborazione dell'associazione DILA, da Ischia l'Arte, che partecipa con i suoi incontri, con le sue presentazioni, i dialoghi, le letture, che sono esperienze di valore che coniugano la cultura tradizionale a quella innovativa. Io mi pregio di fare parte di questa associazione che identifico quasi in una famiglia, perché c'è un grande spirito di coesione, di collaborazione, senza far prevalere comunque i propri rivalismi personali. Quindi mi trovo qui a dirvi, a raccontarvi che sono una scrittrice di narrativa e che la parola è il mio strumento col quale partecipo a questo tipo di eventi. Io scrivo, sono recensionista, sono presidente di alcuni concorsi e scrivo su alcune testate giornalistiche. La più importante di tutte, una per tutte, è La Voce. La Voce è una magazine bimestrale parigino che viene distribuito in tutta Europa su abbonamento. C'è stato già un incontro fra DILA e La Voce in occasione delle presentazioni di alcuni autori e di una lunga approfondita biografia fatta al presidente di DILA, Bruno Mancini, che io ringrazio assieme a tutta la pregevole giuria che lo affianca. Chiunque volesse consultarmi può leggermi, vi dico i titoli dei miei quattro libri, dato che li avrei detti se fossi stata lì con voi. Il primo, La Bellezza Invisibile, il secondo, Silenzi d'Amore, il terzo, Alla Vita Appesa ai Muri, e il quarto, che è un libro tra l'altro solidale, che si chiama La Voglio Gassata. Ecco, inoltre potete chiedermi l'amicizia su Facebook, potete far parte del mio gruppo letterario, che si chiama La Magia delle Parole, ho un sito www.caterinabuttadaurolabrasca.com e un blog spot che si chiama Il Mondo di Caterina. Mi fa piacere concludere con l'idea che Oriana Fallaci aveva della cultura, perché la condivido. Cultura significa anzitutto creare una coscienza civile, fare in modo che chi studia sia consapevole della dignità. L'uomo di cultura deve reagire a tutto ciò che è offesa alla sua dignità e alla sua coscienza, altrimenti la cultura non serve a nulla. So che nel contesto di questi eventi verranno resi noti i nomi di coloro che hanno vinto, hanno partecipato e vinto al concorso ormai famoso che promuove DILA e che si chiama 8 milioni. A tutti loro il mio bocca al lupo, agli altri grazie e lunga vita.